Ho fatto tutto quello che volevo. Ed eccoci qua. Buongiorno. Buon lunedì, buon Natale già per chi non ci sentirà più, ma ci seguirete tutti perché siamo in tutto il mondo. Ma come non... Siamo in tutto il mondo, quindi ci devono sentire, ci devono ascoltare. E siamo il 21 di dicembre, ragazzi. Sta arrivando, sta venendo anche quest'anno, ma ho paura che il prossimo anno più o meno. Between the Sheets. Eccoli qua. Allora, questa mattina non fa tanto freddo, è un po' umido perché ieri comunque è piovuto, ci sono 3 gradi, diciamo che certo. È una giornata tipicamente invernale. Uggiosa. Non è natalizia, che noi ci eravamo abituati quando eravamo giovani a vederla con la neve, però. No, vabbè, ma noi vediamo siamo quello pronti, che viene, no? Sì, noi siamo pronti. Siamo nati pronti, sì. Lei ha capito qualcosa tra giallo, rosso, verde del suo amico Giuseppi? Sì, ma su tutto, sì. Adesso siamo gialli, poi dopo saremo rossi, un giorno arancioni, poi di nuovo rossi, poi gialli, poi nero, verde, blu. Ecco, ma questa bellezza di The Colors, no? Sì. Ti piace? Sì, bella, sì. Lo si può applicare anche a Between the Sheets? In che senso? No, nel senso, da sotto le coperte tu puoi essere un giorno giallo, un giorno da sotto le coperte puoi essere tutto quello che vuoi, sì. E nella terza stanza? Nella terza stanza è meglio che tu sia sempre giallo, perché poi si stoppa un po'. Ma sì, sotto le coperte puoi anche essere rosso, non hai voglia di alzarti, oggi sono rosso. Ah, ecco. Alzi il cartellino, esatto. Rosso. Oggi sono rosso. Tac. Metti sulla coperta sugli occhi e ciao. Ti giri dall'altra parte. Quello però che fanno alcuni dipendenti, no? Soprattutto statale. No, pensavo anche di altri, così per dire. C'è un brutto soggetto di supporto. Corriere della Sera, quella pagina. La Stampa. Buongiorno Serena, buongiorno. Spero che Natale. Buongiorno Serena, sia meraviglia. L'altro giorno ha dato anche dei chiarimenti sui vaccini, ha dato delle cose. Serena, è la nostra giudizio. Vediamo mercoledì, se sei in zona. Mercoledì è il giorno in cui noi da qui faremo gli auguri di Natale a tutti con amici. Tantissimi amici, per cui anche Sergio, buongiorno, anche tu Sergio. Buongiorno Sergio, buongiorno. In trasmissione. Assolutamente, pochi minuti per fare gli auguri. Una capatina per e tutti i caffè. Anche per raccontarci. Sai che Sergio ha... Ma lui entrerà tutto camminando. No, ma ha una nuova in arrivo per Natale. Babbo Natale. Gli porto una nuova bicicletta. Chissà che roba. Ma con lucine. Immagino. Carbonio e poi ha 3 monitor. Uno principale per vedere solo noi. Sì. 2 di lato per vedere uno dove è Anna. Perché sai se... Si sta arrivando, accelera e fa vedere. Sì, no? Le prestazioni sono ottimali. E l'altro è proprio il monitor delle prestazioni, cioè quanti chili. Quanto produce, quanto... Certo, c'è tutto lì. Ma entrando qui poi avrà le gambe talmente grosse che. Camminerà tipo Robocop. Sì. Pensa che dovrà prendere il taxi per venire. Ah, per non venire in bicicletta. Per non venire in bicicletta. Con l'accumulatore dietro. Non è la stessa cosa. No, là poi ha un impianto proprio. Va bene, vogliamo girare gli amici, dai. Quei pochi amici che abbiamo ancora. Allora. Dunque, virus scambiato, allora, tutti i giornali, tutte le televisioni, tutto quello che voi vedrete adesso. Il virus muta. Del virus mutante, mutanda. Mutanda? No, Evi mutanda, il disiocchi. Evi mutanda, lo salutiamo, amore. Ciao Rando. Ecco, sta mutando, sembra che l'Inghilterra è isolata, sembra che sia molto più contagioso, ma dicono alcuni esperti, ma non ne sono sicuri, che sia meno pericoloso, cioè meno letale. Altri esperti dicono, ma non ne sono sicuri, che il vaccino comunque sarà efficace, e altri ancora dicono, ma non ne sono sicuri, che facendo così lo isoliamo in Inghilterra, ma è già arrivato in Australia, in Olanda, ce n'è uno in Italia e via di seguito. Quindi l'unica sicurezza che abbiamo è che loro non sono sicuri. Nella somma delle affermazioni. L'OMS è anche intervenuto. L'OMS lascerei perdere, perché ho visto ieri sera il direttore generale cosa diceva. Sì. Se quello è il dire... Allora, non so se avete visto Gillette. Amici. Allora, questo era il direttore generale di una sezione, di un reparto, di un dipartimento, come dicono i tecnici, del Ministero della Salute, ieri guerra, che non ha fatto nulla per il piano pandemico. Ora è direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa.
se è un incapace in Italia, non è che andando all'Organizzazione Mondiale della Sanità è diventato capace. La sostanza è quella, è andato a governare un insieme di incapaci che comunque... Ma perché si esprime così? Ma perché li ho sentiti dire parlare? Ma no, ma tutti, tutti i codicilli, no? È stato lui, sì. 2013-2016, sono arrivato nel 2013-50. D'altronde, lei lo sa meglio di me, quando uno c'è tanto da fare in un'azienda, non è che può dedicarsi a proprio... Ma ci sono soggetti di supporto, potrebbe dedicare soggetti di supporto. Tu sei supporto 1? 1. Ah, io sono supporto 2. Quando c'era Albert, supporto 1, supporto 2. Falco 1, falco 2, cosa era un bambino? Le pantere della polizia. Sergio, vedi, ci guarda e pedala. Sì, è certo. La conferma. È arrivato anche Giova Rossi, bello, grande anticipo. Bello, col babbo e con l'aglio. Certo. Molto natalizio Giova, bene, brava. Brava Giova. Senti l'ambiente natalizio, senti lo stimolo a fare regali, doni e lo passa anche da noi. Sì, se vieni giovedì. Noi accettiamo doni di tutti i tipi. A proposito di doni, vi vorremmo ricordare. Sì, la strenna che vi consigliamo. La strenna di Natale, sono due. Sì. Una per le persone che hanno a cuore e amore per la nostra città, c'è il libro del nostro amico Luciano Olivieri, ormai uscito postumo, no? Certo. Alessandra nel cuore, Alessandra ante il cœur, pubblicato dall'edizione dell'Orso. Ne troverete copie qui da noi, sono tutte poesie sulla città e... Con la traduzione in italiano, ecco, per chi quindi, non conoscesse proprio bene la come me, che quando lo sento alcune, lo capisco. Alcune, sì, a leggerlo è difficile. Falco 1, falco 2. Sì, prego. Va bene. Sì, alcune sì, parole sono difficili se scrive. Sì, anche mia mamma che comunque ha sentito parlare i suoi nonni in casa, in dialetto, eccetera, alcune parole mi diceva, ma questa non so cosa vuol dire. Sì, devo sì. Chiederlo a Isa. Ecco, Isa verrà da noi, e noi l'aspettiamo, Isa verrà da noi in settimana perché anche lei è ormai entrata nella logica, se posso passo, che era la logica di Luciano. Speriamo che casualmente in tasca abbia una poesia. Ah scusi, già tirava fuori tutto. Sì, ti ricordi la bellezza di Luciano, sì. Che tirava fuori, ma guarda, casualmente ho questa poesia qua in tasca, vorrei leggere, e tu che apposta lo interrompevi. Lo facevi apposta. Arrivavano a portare caffè. Va bene, l'Europa teme il virus mutato, stop ai voli dal Regno Unito, come dicevamo. Migliaia di connazionali bloccati oltre la Manica, non si può venire in Italia. Nel caso avete parenti in Inghilterra potete mandare Maurizio Bensi al confine. Sì, con il taxi. Sanificato. Certo. Diciamolo, potete utilizzare i taxi che ci sono in Alessandria perché sono tutti sanificati e sono tutti imprenditori seri. Ecco, qua possiamo dire tranquillamente questo tutti quelli... ci mancherebbe telefono 0131 20 19 00 è la compagnia che gestisce i taxi qui ad Alessandria, quella in cui è collegato anche Maurizio. Quindi. Maurizio per Natale ha deciso che adesso cambia anche la versione della macchina, mette la slitta. Lo dai già in anticipo, ma sì, per essere un soggetto com'è che sei tu? Di supporto non avrei mai detto che sapevi già anche queste cose. Quindi l'Europa qua ci sono le code di persone che se ne vanno a Londra, ma non per paura del virus, ma proprio perché per le festività tornano a casa dai parenti, certo, ma vi rendete conto che a Londra e i sobborghi abitano 15-16 milioni di persone e che giornalmente, solo nella City, cioè nella zona, sì. Arrivano 3 milioni di persone, Milano. Arriva sì. Milano. Milano arriva in una mezza giornata va via. Ecco. E qua, tra l'altro, quelli che abitano lì in questo momento si spostano, vanno dai loro parenti in tutto il Regno Unito, quindi capite che queste code ci stanno, però Londra è tentacolare. E ho rimasto impressionato, scusa,
dall'esame per diventare tassista a Londra. Perché nell'esame tu dovresti sapere portare una persona ovunque voglia, no? Ci sono alcuni requisiti, per cui primo l'indirizzo e ti devi portare lì, poi secondo i bagagli e altre cose. È talmente complicata Londra che hanno la tecnica per studiare la cartografia, i tassisti la devono dividere in sezioni, imparare perfettamente una sezione, ogni singola sezione, poi imparare tutto insieme, perché se tu ti mettessi lì a cercare di ricordarti tutte le vie, tutte è così, ma non c'hanno il navigatore. E però nell'esame devono saperci arrivare da soli. Però. Perché Yellow Cab non è detto che abbia il navigatore. Ah però. È così. Eh no, e chi l'avrebbe mai detto? Vedo che sta per giungere con noi. Aspettiamo di tempo, noi andiamo avanti con noi, se vuoi prenderti un caffè puoi farlo, vai qui, è tutto previsto. Questo è poi brillante, sembra dimagrito però ultimamente. Oddio, se vuoi prendere un caffè prendi pure. La sua fidanzata gli ha detto mettiti in blu. Guarda Riccardo, mettiti in blu. Guarda Riccardo, mettiti in blu. Allora, tanto gli ospedali tengono, ma la curva è scesa meno dell'attesa. Ieri 352 morti, sempre troppi, però siamo già molto meglio dei 900 di una settimana fa. Sappiamo da fonti interne che comunque l'afflusso ai pronti soccorsi di positivi è sempre elevato, e questo ci preoccupa soprattutto per la discesa progressiva del... Comunque sono già state registrate 13 variazioni, più cambia più perde forza. Così dicono. Tu che sei il soggetto 1. Sì. Saresti in grado di dire a capo 1 stai sereno? Capo 1 no, non sono in grado di dire, anche poi aveva il moto, come fai a confondere l'influenza con il virus? Ha il virus in moto, cosa fa? Si schianta contro il casco e muore? Ciao. È per quello che va in moto, capo 1 è sempre un mago. È un mago. Volevamo, mentre abbiamo ancora l'ospite che gigioneggia, buongiorno, un cappello di Natale, lo mette soggetto 2 domani. Non ho trovato i cordini. Si devo tenere davanti. Vorrei ringraziare la nostra amica Cinzia che ci ha fatto il biglietto. Sì. Ora che vedrete da domani sarà pubblicato ovunque. Sì, io l'ho messo con il mio profilo. Sì, lei è sempre bellissimo. Lo so. Un'altra delle notizie che troverete su tutti i giornali, di cui si parla nei telegiornali, che sempre si dice, affondo Renziano sul governo, contromossa del premier, un tavolo sul recovery plan. Allora sembra da Rosato, capogruppo dell'Italia dei Valori al Senato, mi sembra, alla Camera, vogliono intervenire, non siano contenti del recovery plan e che vogliono ridiscutere un po' tutte le decisioni del governo. Sicuramente non staccheranno la spina, perché andrebbero a casa più veloci della luce, quindi sono tutte farfalluche. L'unica cosa che devo dire personalmente, mi trovo d'accordo con Renzi, pensate, è che nell'allocazione delle risorse di questo recovery plan, invece di mettere 3 miliardi per il turismo e la cultura e 9 per la sanità, io avrei preso il MES per averne 36 per la sanità e darne 12 a turismo e cultura. Certo, dove manca peraltro un assessore. Un ministro. No, un ministro, sì, ho detto l'assessore. Tanti locali, tanti. Ma sai, io sono soltanto lì un soggetto di supporto. Comunque, Franceschini avvisa, con la crisi si vota, Conte contro Salvini e ce la giochiamo. Certo. Conte contro Salvini, ho paura che vincerebbe Salvini, ha paura. Vincerebbe Salvini, Conte contro Salvini. Conte contro Salvini? Conte esce, Salvini lo sfascia. Esce come un pungibolo. con quello che ha fatto in questi due anni, esce asfaltata come... Sì, veramente, ecco. Con tutte le bozze della porta. Ecco. E poi se mettiamo i 5 Stelle a supportare Conte, vedete con la Raggi come hanno fatto. Va bene, dai, il nostro ospite ha preso caffè, possiamo fare un po' di generato, è bello carico. Vieni, bello carico. Sì.
non che ce ne fosse bisogno. No, infatti. Beh, a quest'ora del mattino siamo belle cariche. Ecco qua. Eccolo qua. Per la prima volta da noi, direi. Sì, no, abbiamo fatto anche una no, di qua, però. Sì, di qua, sì, qua è la prima volta. Da questa parte del banco, sì, la prima volta. Andrea Nari, cuoco conosciutissimo di Alessandria. Si può togliere la mascherina. Sì, puoi togliere. Siamo distanziati, sì, posso togliere? Sì, perché lei deve guardare la telecamera. Io guardo là e allora là c'è un metro di distanza. Allora, dopo aver parlato con gli albergatori, siamo passati ai ristoratori. Abbiamo chiesto ad Andrea di venire non solo perché è il re di Rabaton, ormai in discorso sulla piazza, qualche duno dice io li faccio meglio, ma no, non sto dicendo, no, ma va bene, noi che siamo soggetti esterni possiamo dirlo, soggetti di supporto, ma soprattutto l'abbiamo visto bello carico sui social e quindi ci è piaciuto l'idea di averlo qui con noi. Dove devo cucirmi la bocca, sì, allora. Devi stare attento perché le denunce noi non siamo assicurati. No, vabbè, non no, siamo no, rete 4, canale 5, no, no, Rai 1, no, ormai la rabbia è un po' sbollita, ecco, la delusione più, ecco, che altro, perché la rabbia è la delusione. Allora io vorrei iniziare con te da quel maledetto marzo, 8 marzo, in cui vi hanno detto dovete stare chiusi. Allora, abbiamo iniziato e pensavamo tutti fosse un periodo di 15-20 giorni, non avevamo capito un po' com'era la situazione, sì, per cui eravamo, diciamo, un po' spaesati, però all'inizio, almeno personalmente, i primi 15 giorni li ho presi come ferie, perché stare a casa 15 giorni di fila mai capitato, va bene. Ecco. Dopodiché abbiamo iniziato a realizzare che si sarebbe un era po' lunga, prolungata la situazione, allora abbiamo deciso di iniziare poi con la spo, ai tempi si poteva solo fare la spo, ricordo che passiamo, cioè, con la macchina a tutta velocità, consegna a domicilio, ancora adesso consegna a domicilio, per cui ci siamo un po' reinventati, abbiamo reinventato il nostro modo di lavorare, ci hanno fatto poi riaprire, per cui ci siamo adeguati, abbiamo ridotto i posti, abbiamo sanificato, ma sì, speso di investito dei soldi, esatto, però l'abbiamo fatto per poter lavorare, abbiamo fatto un bel lavoro, siamo arrivati a 8, io ho sempre avuto la paura di questa seconda ondata che vociferavano, sì, già da, sì, luglio, anche per prima, cui, sì, come abbiamo riaperto, sì, parlavano di questa, sì, seconda ondata, per cui si è rimasti poi, come dire, più sottotono anche con gli acquisti e tutto il resto, eravamo molto più morigerati, per fortuna, sì, fortunatamente. E poi questa notizia della chiusura, però si sperava di chiudere un mese, almeno questo era il nostro augurio e la nostra speranza, di chiudere un mese per poter poi lavorare in sicurezza, perché parliamoci chiaramente, in sicurezza, i primi a aver paura a prenderlo siamo noi, che siamo in prima linea, però invece... Ecco, scusa, c'è un'intervista a Berton, tuo collega, sì, di Milano, che dice una cosa correttissima. È possibile che il governo non si accorga che i rischi sono negli assembramenti, magari nelle vie dove si vanno a fare gli acquisti o sui trasporti pubblici, e non possono esserci in locali che hanno rispettato le regole in infatti, maniera assoluta? Infatti la mia rabbia parte da quella. Ecco, la regola prima qual è per un ristoratore? Cioè al di là che giustamente non vuole dei tavoli. No, distanziamento dei, cioè, tavoli, distanziamento dei tavoli, la sanificazione della sala, quella viene fatta, ma veniva già fatta normalmente, adesso viene fatta con dei prodotti specifici, ecco. La sanificazione del ristorante alla fine del servizio del pranzo e della cena è sempre stata fatta, cioè, no, almeno che non vai nelle bettole, però almeno a casa mia è sempre stata fatta, ecco. Nella stragrande maggioranza dei ristoranti, no, ricordiamo il ristorante e dei ristoratori della Luna in Bodo. Comunque sì, è uno dei più famosi, per chi non fosse Alessandria, uno dei più famosi del centro, sì, di Alessandria, e anche dei meglio frequentati, perché comunque si sa che la qualità e del cibo e del servizio è e poi fa una cucina del territorio. Strettamente del territorio, con qualche piatto di pesce, sì, così, sì, per ma strettamente del territorio, rivisitata, aggiornata, modernizzata, si può dire modernizzata? Sì, non più di, ma sì, non io cerco di stare sulla tradizione, cerco proprio di andare a ricercare le ricerche, sì, 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 della tradizione. Per esempio lui ha le uova degli orti, è famoso per avere le uova degli orti, per fare la maionese a chilometro zero, non si può, non si può, la maionese non si può, la compri già fatta quella della carrozzetta, sì, o con le uova pastorizzate, ma non puoi, se no scherzi,
Cioè, sanifico il locale con un sole uova che non è quelle buone che siano, ma vanno certificate. Va bene. Non parliamo di questo. Comunque, sì, comunque ha ragione. La dimostrazione del fatto era che la prima, diciamo, domenica di zona arancione, nel quale c'è stata una sorta di liberi tutti, che poi ovviamente la gente vedevo la gente passeggiare in giro e la vedo perché non perché vado in giro a contare quanta gente c'è in giro, perché mi passano davanti al locale o sotto casa, esatto. Per cui li vedo e dico cavolo, e io devo rimanere chiuso che lavoro in sicurezza, e allora lì sì che mi vado a, come si dice dalle nostre parti, a sagrinare. Ecco, ti saluto. Buongiorno da Buongiorno. Anche lui ha la cascinotta. Allora, volevo ricordare una cosa, visto che abbiamo Andrea qui con noi e ci dà l'estro di dirlo. Innanzitutto, ancora per un paio di giorni la cascinotta, l'agriturismo che è aperto, che ha aperto Andrea tra Ovidio e Masio, è aperto per mezz'ora per i pranzi. Locali sanificati, menù rivisitato della tradizione, la novità del Natale che potresti anche utilizzare per i prossimi periodi, un agri regalo, cioè potreste regalare a chi volete, bene, o dei pranzi, o delle buone per i pranzi, cene, o per il soggiorno nell'agriturismo, che si può fare combinando tutte le varie cose. Voi chiamate al 351 560 8575 e potete combinare il vostro regalo, il vostro cadeau per chi volete, e questa cosa resterà anche nei prossimi periodi, quindi sarà bello organizzare magari anche le feste, i compleanni o le cose future pensando al regalo. Ecco, allora eravamo rimasti che eravamo ai primi di novembre, chiudiamo perché il tuo ministro. Perché dobbiamo salvare il Natale. Tuo ministro, perché è tuo, Sì, sei tu, tuo. Giuseppe. No. Allora, cioè, hai detto che non sei assicurato sulle querele, sulle non è che mi devi proprio così formentare. Sulle botte, no. Buongiorno. Ecco, allora, Giuseppe ha detto chiudiamo un mese adesso perché così salviamo il Natale. Chiudiamo 15-20 giorni, un mese. Esatto, allora, già. Natale, sì. E così salviamo il Natale. L'ha detto in televisione, non ho sentito io. Quando è che si è avvisato? Poi il 3 di dicembre hanno inventato le cashback. No, le regioni colorate. Sì. Ah, il 3 di dicembre hanno iniziato con le regioni colorate. Sì, e quella è stato il 2 di dicembre. No, è prima. A novembre l'avevamo fatto, perché noi siamo diventati subito zona rossa. Allora, 3 dicembre le regioni cashback. Sì, 3 dicembre cashback, e la settimana dopo siamo diventati poi zona arancione. Arancione. E per poi diventare gialli. E poi, esatto, ci hanno poi cambiato subito. Quando la Merkel ha deciso di chiudere la Germania, noi abbiamo deciso di chiudere l'Italia, perché non lo facciamo mai con le nostre teste. No, vabbè, se la Germania fosse stata aperta... siamo di supporto. Perché, sì, la soluzione dei... In tutta Europa hanno chiuso, però hanno dei casi molto più ben gravi dei nostri, hanno delle situazioni... Ma poi chiudono le singole zone. Chiudono la Renania, adesso la Germania. L'Inghilterra adesso è chiusa sino al 23, poi riapre, ma loro hanno questi gran casi. In Olanda sono conciati. Sono l'Olanda non faceva niente. C'è un amico di mia figlia che lavora là, giravano tranquillamente, cioè i locali aperti e senza mascherina. Buongiorno ragazzi! Fino a 10 giorni fa. E adesso gli hanno fatto 5 settimane di lockdown. Ma vedi, sarebbe stato più ragionevole. E ti arrabbiavi, scusatemi, una volta sola nel dire stiamo chiusi, voi potete continuare con una sport, non che ci fanno riaprire dopo mezza giornata, perché ragazzi parliamo di mezza giornata che la gente è uscita e poi la gente era in giro per le strade, ovviamente chiudi i centri commerciali, chiudi un posto come l'outlet, l'unico posto dove possono andare è il centro di Alessandria. Parliamo della nostra realtà. Sì. Ma come tutte le realtà delle città di provincia o capoluoghi di regione, anche voi, ci sono affollati perché? Perché se mi chiudi tutti i centri commerciali, l'unico sfogo qua. Diventa che vado a fare due passi, vedo due vetrine, vedo se posso comprare qualcosa. Poi questo corso al 18, il 18 sul 27, al 18 ha emanato il decreto. Sì. Per il 23, io voglio vedere il 23 cosa c'è in giro, cosa ci sarà in giro.
Sì, ma no, ma la gente ha più senso di quello che dicono loro, le vostre associazioni cercano di tutelarsi in qualche modo, ma in... loro sì, loro, ma in questo di tutelare voi, di tutelare noi, loro tutti. Sì. No, beh, ci sono sempre stati vicino. Ecco. Concretamente però non penso che si possa fare qualcosa contro queste situazioni, contro queste decisioni. Questo va al di là, purtroppo ecco, siamo quasi sotto il sovranismo. Ecco, se voi teneste aperto ad esempio il 25, perché poi il 24 sera eravate già chiusi, si sapeva che c'era il coprifuoco alle 18, cioè quindi già delle limitazioni fortissime nei confronti dei ristoratori e non di chi... Perché poi le furbate all'italiana, se lei avesse avuto, mio caro amico, 3 camere da letto sopra, potevo far mangiare, però nelle 3 camere da letto. No, cioè, qui in questo caso. Sì. Ma no, ma lasci perdere questo caso. Comunque voglio arrivare, il 25, cioè, lei apre e fa entrare chi vuol venire a pranzo, viene, menù. Che cosa succede? Succede che... La multa. Ci multano, 400 euro. Ci fanno chiudere. 400 euro? Secondo, sì, penso sia 400, penso che sia inasprita nel periodo. Ah. Si è arrivata a 1000 euro. Ah. Ma non è quello il problema, io potrei anche tenere aperto, ma con la situazione di controlli, terrorismo che è stato fatto, che non potete muovervi dalle vostre case, perché quello che usciva sulle televisioni era non potete uscire dalle vostre case, chi è che viene? Infatti. Qualche temerario c'è. Beh. Qualche temerario c'è per forza. Cioè, però c'è anche tanta gente che ha paura. No, ma allora tu puoi andare per asporto, no? Sì. Allora, io vado lì, mangio qualcosa e asporto qualcos'altro. Per esempio la fetta di panettone l'asporto. Ah, per il dolce. No, casualmente mi porto a casa perché io. L'importante è che non la mangi nei pressi. Esatto. Almeno in Piazza Marconi, almeno in Piazza Marconi. Certo. O davanti all'altro ristorante della via. No, dai. Ma l'ha data lui. Ma no, dai. No, stiamo scherzando. Come scorte, siete riusciti, avete detto che eravate già stati moderati, siete riusciti a limitare i danni a questo punto? Ma allora, negli altri anni era un problema organizzarsi per lavorare nella preparazione negli ordini del Natale, perché fortunatamente tra cene aziendali e lavoro normale eravamo oberati di lavoro. Che quelle. Queste sì, qualche pranzo, però vedi che non più di 4 a tavola, cioè non è la stessa cosa. Quest'anno sino all'ultimo, visto che il tuo amico, Peppino, chiamiamolo Peppino, Giuseppe si è svegliato il 18, noi abbiamo finito con gli ordini ieri e l'altro ieri, per cui ci siamo riusciti a organizzare. Riusciti a ridurre un po'. Ecco, tanto già che ci siamo parliamo anche del vostro ristorante, per il Natale, per l'asporto, Capodanno. Abbiamo studiato 2 box che erano già nati in precedenza per andare a, come dire, a tamponare la riduzione dei posti. Sì. Era nato box di Natale dicendo, bene, possiamo farne stare solo 50 seduti in sala comodamente, larghi, in sicurezza, sì, eccetera, eccetera. Chi purtroppo non arriva tardi con la prenotazione, gli diamo la possibilità di mangiare il nostro menù a casa. Perfetto. Già cucinato o da cucinare? Allora, l'idea di base, che poi è rimasta, era quello di rigenerare. Cioè io ti do già tutto pronto e tu lo rigeneri con delle semplici istruzioni che abbiamo scritto, saranno all'interno del box. Questo pacco natalizio. E cioè è fatto a pino questo box? No, è fatto proprio a parallelepipedo di Natale. Ecco, cioè sì, adesso, sì, adesso preparatevi, seguiteci sui nostri social, ecco, perché ci sarà un'iniziativa per questo box. Ecco, sui social comunque pubblicherete tutto, menù, pubblicate. È già fuori, è già tutto fuori. Da un pezzo, adesso è Natale, fortunatamente siamo quasi sold out. Bene. Sì. Esatto. Invece per Capodanno stiamo iniziando. Tra l'altro, noi siamo convinti di una cosa, come è capitato col commercio online col primo lockdown, che c'è stato un cambio veramente di platea, aumentata la gente che acquista in internet.
Io sono convinto che i ristoranti da adesso in avanti, per sempre, prendendo il caso anche che ci sia, che ci sarà un... Speriamo di ritornare a cucinare nelle cucine il prima possibile. Però la gente sta scoprendo che anche mangiare a casa, quando c'è tempo buono, non hai voglia di uscire, o vuoi stare con gli amici a guardare la partita, puoi mangiare non facendo tu una bistecca, ma coordinando le ristoranti. Non è per tutti così. Ho riscontrato in questi periodi di consegne, ho riscontrato tante persone che siamo solidali con voi, per cui ordiniamo perché abbiamo questa sorta di fidelizzazione nei vostri confronti, ma non vediamo l'ora di tornare al ristorante perché è diverso. È diverso. Sì, sì. Ci sono dei piatti che... Lì ci siamo, ma anche l'atmosfera è diversa. Ecco, sì. Se c'è un video. Allora, nel box che lei ha fatto per Natale, il suo piatto di Natale qual è, chef? Qual è il... No, ti dica per favore, qual è il suo piatto di Natale? Ce lo dica. Me lo dica lei, che ormai lo conosce a memoria. Il rabatò. Bravo. Fatto a pino però. Sì, questo lo facciamo proprio con... È addobbato. Il rabatò con i giubbetti. Sul tronchetto del rabatò, questo cilindretto, ci sono le palline di Natale, un po' di vino. E anche a Giuseppe un augurio fraterno. L'ha fatto lei, non mi faccia, ma ha detto che non dovevo essere. No, io mi sono portato gli occhiali. Ah, vabbè, io invece ce li ho posti. Aggressivo. Allora, ecco, salutiamo anche Patrizia. Patrizia da Mamette ti aspetta, eh? Va bene, vado a fare il rabatone da Mamette. Sì, mangia solo roba piemontese, anche là. Bene. Parliamo di una cosa che vi ha reso abbastanza ricchi, i ristori, che stanno arrivando a valanga. Ecco, sì, ecco, potresti Li avete visti? Presente l'idea di come fanno nei film nei video americani, sì, che i soldi senza adesso, abbiamo visto poco, sì, tardi. Sì. Così a caso, perché sentivo colleghi che avevano ricevuto il ristoro, non è arrivato forse dopo una quindicina di giorni, però ecco, è arrivato, si può. La colpa sempre è anche del commercialista, eh. Ah, il commercialista. Il nostro guarda è bravo, per cui non ha mandato per tempo. No, no. Lì al ministero, all'Inps. Il ministero dice sempre che è colpa di altri. La colpa è sempre di qualche altro. L'unico sentito. Rispetto al fatturato. Il ristoro di quanto è stato in percentuale? Diciamo che sono state non briciole, perché non si dice male, no. Sono briciole, ma 10%, 15%, 20%? Un 10% mensile più o meno. Figuriamoci, uno perde l'80% e il resto resta a carico proprio. Vedi che quello che poi diceva. Con le stesse spese però. Esatto. Quelle stesse spese, perché l'affitto, tasse... Si paga? Sì, dicono. Ecco, i proprietari vi sono venuti, adesso a parte gli scherzi, i proprietari vi sono venuti un po' contro... Sì, ma noi abbiamo continuato a pagare regolarmente, perché non c'è stato bisogno, anzi, però sono stati veloci con lo sgravio del 60% sugli affitti. Sugli affitti calcolati nel periodo Covid, quelli sono stati ceneri. Su quelli l'hanno dato. Se hanno fatto qualcosa di giusto. Certo, seguiamo il ragionamento di Andrea prima sulla cena al ristorante, e lo dice Giorgio Repetto. Vuoi mettere il piacere di prepararsi per andare al ristorante? Cioè l'attesa del piacere del ristorante è se stesso piacere, certo. No? Come quella della vacanza, cioè. Per noi è un piacere impiattare piuttosto che mettere in uno contenitore d'alluminio con scritto sopra cosa c'è, chiudere, partire, andare. Magari andare a salutare poi alla fine della serata il commensale. A me manca, che è il piacere di questi giorni, il sentire vociferare in sala. Sì. Certo, lo so. È come negli stadi, no? Non è che da me fanno le ore. Invece da lei nel locale quell'atmosfera. C'è le vuvuzela da me, il trick e track. Dai. I trick e track li hanno operati sempre in cucina. Sì. C'ho il campanello. Sono rimasto più.
No, perché mi hanno detto che adesso è l'ultima moda dei grandi chef. Di chiamare col trecatrà, vabbè, ma io non sono un grande chef, io sono uno scaldapadella. Vabbè, lei fa il modesto, principe dei rabattoni, lei fa il modesto. Poi chi conosce il ristorante sa che è un'affermazione abbastanza... è la realtà, comunque, scalda le padelle. Ecco, la salsa tonnata, sì, che è un'altra delle sue specialità, assieme alle ciughe fritte. Stiamo partendo da un prodotto, stiamo partendo da un prodotto buono, come semplicemente poco elaborato. Esatto, come l'acciuga. L'acciuga in questo periodo riesce ad arrivare sempre fresca, puntuale, cioè il ricevere le materie prime è complicato, ci sono stati dei problemi. Basta ordinare per tempo. Basta ordinare per tempo. Ci vuole più tempo rispetto a prima? Ni. A volte c'è più disponibilità sul mercato perché c'è meno, diciamo, domanda, per cui è più facile trovare la merce sul mercato, a volte fai un po' più di fatica. Ecco, veniamo ad un'altra nota dolente, i dipendenti. I dipendenti sono in cassa integrazione. Quanti dipendenti ha il vostro ristorante? Sette. Tutti e sette in cassa integrazione. Vabbè. Sì, dopo. Ecco, allora, lo vedete, per uno o due titolari che continuano a lavorare, ci sono sette persone che devono stare a casa. Che devono stare a casa. In una realtà come la nostra, poi c'è chi ha un dipendente, chi ha due dipendenti, chi ha due dipendenti. Adesso. E cerchi sempre. Stiamo parlando di una. Se, non me ne voleva, di una piccola realtà ma funzionante, che ha dei suoi equilibri e che funziona bene. E con, io mi ricordo Andrea che diceva due o tre anni fa, per fortuna è arrivata l'estate, posso andarmi a riposare un po', non ce la faccio più, sì, eccetera, adesso non ce la fa più di stare a casa, sì. Ha già fatto mangiarini per tutto il condominio. Sì, il condominio era contento, nel primo lockdown è stato contento, mi chiedevano alla domenica cosa fai oggi? Cosa mangiamo oggi? Cosa mangiamo oggi? Devo dire che lo stesso spirito del primo lockdown non si è potuto ripetere dopo, perché la gente era pesantemente infastidita, sì. Hanno visto che non c'era poi queste continue promesse che non hanno mantenuto per voi. Ma le promesse, l'unica nostra promessa è quella di farci tornare a lavorare. Noi non vogliamo sussidi, non vogliamo di base, non vogliamo sussidi e aiuti, vogliamo avere la possibilità di poter lavorare con lavoro. Esatto. Ecco. Non siamo dei ereditati, anzi, non vogliamo pesare sulle tasche di nessuno, se non sulle nostre. Esatto. Però sì, il primo lockdown lo vedevi come una cosa d'emergenza e di sicurezza, tuttora, perché comunque bisogna rispettare delle regole che fanno parte del buon senso. Certo. Però in questo secondo lockdown è troppo libertino. Cioè, chiamiamolo lockdown, chiamiamolo zona rossa, chiamala come vuoi. Guardati un secondo. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che rende felice anche i ristoratori. Tac, buono. Ricordiamo che il Caffè del Fanciotto potete bere solo al Mercioni Caffè, dove c'è la possibilità di prendere non solo caffè ma anche aperitivi, stuzzichini, e passare un'oretta tranquilla durante la giornata, e a mezzogiorno ci parlerà poi la nostra Greta dei suoi piatti favolosi che si possono mangiare velocemente ma sempre gustosi, sempre sfiziosi. Ricordiamo che siamo in via Chenna ad Alessandria. Ancora volevo parlare rapidamente del migliore negozio di articoli sportivi di Alessandria. La Silvietta. Silvietta viene a mangiare da te, lo so, ho visto le foto. Sì, lei frequenta il ristorante Alessandrini. Sì. E ricordiamo che sono due negozi, uno più dedicato all'athleisure, quindi alla moda, nello sport, e uno dedicato agli articoli sportivi. Quello che fa quello. Proprio quello che ti dico. Sì. Noi fortemente. Perché c'è una tavola calda lì di fianco. Allora, bisogna sfatarli certi libri. Io vado lì per il più brulè, perché. Vedi. C'era una ragione. Perché lì è di alta montagna. Il palazzo, sì. Il servizio di quello sportivo. Si parla di alta montagna, scarpe, di camminate, gli sci dallo sci alpinismo. Dì la verità, solo a parlarne ti viene appetito.
non solo a sperare la polenta pasticciata, ma così come altre, ma sono veramente per la crolla dell'amicizia, che adesso non si può. La grolla, amici, con la di avere la grolla a monoporzione. Ecco, da Boido c'è la grolla a monoporzione. Voi tu pensavi di fare una battuta così, ma noi perché ci siamo arrivati? Perché d'altronde tutti i tuoi coltelli da cucina, quelli un po' particolari che preparati, dove li prendi? Da Boido. Via San Lorenzo, ad Alessandria, San Lorenzo. Potete anche, se non siete comodi in Alessandria, visitare il sito www.coltellariaboido.it. C'è tutto esposto, le consegne in Alessandria sono gratuite, verranno fatte fino alla vigilia di Natale, ma poi fino al 23, perché il 24 non si può più circolare. Ma però... chi l'ha detto? No, 24 le consegne si possono fare. Le consegne, allora consegne 24 si potranno fare. Veda di essere presa. Allora, o lei sa le cose. Guarda, lei è, ma l'hanno specificato alla televisione. È di supporto. Io sono di supporto, hai ragione. È supporto. O lei è. Ma è la, la... 24. Vietata certificata. Svoltarsi all'interno del comune. No. Negozio, bar e ristoranti chiusi, questa è la prima voce. Prestati, va bene. No, va bene, lasci perdere. Ci vediamo. Allora, ci vediamo. Ed ecco che arriva la nostra Tintin. Buongiorno. Guarda che spettacolo questa ragazza. Questa ragazza, sì. Stiamo cercando un fidanzato. Tu hai qualche con ISE importante, però sì. Under 30 con ISE. Anche del genitore. C'è anche quello del papà. Sì. Allora, non aspetta, devo scappare. Come agenzia matrimoniale non sono molto. Vabbè, noi adesso rilanciamo. Va bene. Dici un po' a mezzogiorno cosa si potrebbe venire a mangiare. Stiamo attendendo l'aggiornamento del menù che dovrebbe arrivare a brevissimo. Allora, quando arriva passa a dircelo. Come? Quando arriva passa a dircelo, c'è la voce. Aspettiamo l'aggiornamento del menù. Quindi è proprio tutto fresco. Sì, perché abbiamo fatto un fantastico weekend e quindi abbiamo cambiamento. Ecco. È un'ottima cosa. Buongiorno, comunque aperitivo, prima dell'aperitivo la merenda. Perfetto, ecco. Brava. Pranzo dalla mezza, ecco, alle due, diciamo. Sì. L'aperitivo anche prima. Vieni. Vi presentiamo la nostra pasticcera di fiducia, quella che ecco, quando voi assaggerete le buonissime brioche meravigliose. Del fanciotto, sì. La brioche del fanciotto, le uniche irripetibili, dove c'è anche il doppio di marmellata, dove c'è il doppio di noccioline di cioccolato sulla treccina, dove l'uvetta passa, c'è la doppia cioccolata, c'è quella bianca, c'è quella gianduia, abbiamo assaggiato quella... tutte, cioè abbiamo già assaggiate tutte. Per non sbagliarci, ci siamo messi lì con un tavolino. Ogni giorno ci facciamo spiegare, questa come si con il tavolino, vi ha detto, dateci il vassoio. Hai assaggiato di più. Hai assaggiato di più te, che sei, le stai parlando proprio a livello tecnico. No. Lui allora è timido. No, perché in testa è a livello tecnico. Lui si porta giù. E poi mi fa, guardami bella il calzone. Ecco, è l'invidia, anche la mia. La brioche di Natale dobbiamo ancora inventarla, mancano due giorni, ma sicuramente arriva sicuramente. Ecco, preparatevi. Ma esatto. Voi ci sarete a Natale? Noi veniamo a prenderla, se tu la fai la brioche. Se la fai assolutamente, se fai come tu. Noi veniamo qui apposta a prendere la brioche. Benissimo. Ok, certo, grazie. Grazie. Grazie a voi. Ciao, la porti più a casa. Ah, senz'altro, venite voi da me. Ecco. Grazie. Benissimo. Ciao. Che ormai va di moda dire pastry chef. Non pasticcera, ma pastry chef. Sai, questi termini anglofili. Master chef. Impone. Sì. Lei chi c'ha che fa i dolci? Io. Io lui è un cuoco completo, ecco, per Natale. Io e i miei collaboratori. Per Natale che cosa pensi di fare come dolce? I dolci di Natale quest'anno abbiamo previsto un tiramisù al panettone, perché essendo monoporzione, essendo da sport, essendo più comodo, abbiamo dovuto... Allora, ecco, parliamo.
io vorrei capire. Mi dica. Non vorrei capire. Perché non si è presentata a mani vuote stamattina? Invece di portarci ad assaggiare questo perché? Dolce di Natale. Dolce di Natale dovevamo ancora farlo. Prima. Lo faremo poi. Noi facevamo l'antivigilia di Natale. Noi ci siamo ancora l'antivigilia di Natale. Noi ci siamo. Va bene, ve lo porto. Il 23, se lei casualmente. Il 24 ci siete? No. No? Non ci siete? Ahia! Non possiamo. Non possiamo. Il 23 dai, va bene il 23. Ma piccolo, non si disturbi. Va bene. Sì, vabbè, dopo poi ne parla. Piccolo, però devo guardare le braccia, non le dita. Piccolo. Sì. No. Un mastello, va bene. No, adesso al di là delle battute, il 23. Tutti gli amici di Double News possono passare a fargli auguri, a fare quello che vogliono. Ma sempre con le mani occupate. Aspettiamo anche Giulia Alessio di Miscotto, sì, che dovrà venirci a trovare, ma se riuscirà, perché sta preparando tutti i suoi dolci, tutte le cose che sono pronte per i vostri tavoli. Assaggio un biscottino. E non è conosco. Non è aroma di arancio. Conosco Giulia. Conosci, quindi sai come lavora. So come lavora, esatto, so che lavora molto bene. Bravo. E quindi cooperate ancora www.miscotto.it oppure sulle pagine social, vi mettete in contatto, fa anche i lavori su misura, a scelta vostra. Vi può anche fare tutta la piccola pasticceria della Lunimbrodo, esatto, 2022 in poi. Io spero di aprire nel 2021, non nel 2022. Allora, vuoi già fare il contratto con la nostra amica Giulia? Quando passa giovedì ne parliamo. Inizia a farmi aprire e poi ne parliamo. Io disponibile a tutto. Vende l'anima per aprire. Inizia a farmi aprire a pranzo e c'era. Ecco, secondo te quando si aprirà? Allora qua siamo sempre, so che non siamo sempre in balia degli eventi, perché il tuo amico, il vostro, suo, è imprevedibile, arriva sempre all'ultimo a rovinarti, a romperti le uova nel paniere, come si dice. Io spero dal 7 in poi adesso realmente di tornare alla zona gialla e iniziare a lavorare a pranzo. Almeno a pranzo, sì. Almeno a pranzo. E poi, anche perché nella mia previsione mentale, che poi non si è rivelata come andata, speravo di adesso fare il pranzo e dopo il 7 avere una sorta di, sì, per il fine settimana magari liberi tutti. Sì. No, liberi tutti è brutto da dire, perché comunque nei ristoranti liberi tutti vuol dire rispettare le regole, cioè è quello che dico io, che mi fa diventare, ecco, mi fa arrabbiare. Sì, ma io posso anche capire che ovviamente se dai la possibilità di andare al ristorante alla sera, da, cioè, no, al ristorante nulla, ma come dà la possibilità al ristorante di aprire, hanno poi anche la possibilità i bar di aprire, i locali. Ma serve solo a chi è seduto, come i ristoranti, deve avere delle regole, il bar può aprire. E nel controllo, basta avere, noi sappiamo benissimo cosa succede sotto casa nostra, però, sì, però la colpa non mi sento di darla ai conduttori dei bar. No. A chi fa le regole? A chi fa le regole e a chi non le fa rispettare. Allora, se deve essere dato solo a chi si siede, è solo a chi si siede. Nel tuo tavolo non è che puoi mettere 8 persone dove ce ne stanno 4. Ce ne stanno 4. Esatto. Anche in bar puoi sapere. Quindi non è che quegli altri 4 diciamo, noi il piattino lo mangiamo fuori sotto la tenda. No. No, non lo puoi fare. No, non lo puoi fare. Abbiamo mangiato, rispettando le regole da te, tutta l'estate, sotto la tenda in modo meraviglioso, c'erano delle serate con gli spazi, eccetera. Abbiamo, per forza, con gli spazi necessari. Rischio zero, cioè, rispettando quegli spazi. E allora dov'è? È vero, non mi hai messo il plexiglass, tra me e te non c'era il plexi, non sei arrivato con la visirona. Avevo la mascherina. Sì, purtroppo, ma è quella mascherina lì, chissà quando l'hanno operata. Perché adesso il problema è che le mascherine sono troppo adoperate. Sì, sì. Cambiate le mascherine, perché hanno sempre una scusa, bisogna togliergli la scusa. Affamare la bestia, diceva un nostro amico, e noi ne siamo convinti. Non c'è mai riuscito. Vorrei salutare gli amici di Rental. Sì, tu, quando cambi le tovaglie, eccetera, puoi usufruire dei servizi. Quando faccio un evento. Diciamocelo, noi che siamo stati al tuo evento per una signora. È vero, 60 anni. Sì, 60 anni.
di una bellissima signora. Era. Era e c'era Rental con voi. E c'era, c'era De Dabro che metteva la musica. Ricordiamo, Rental anche per le feste, ecco, in casa potrà fornirvi tutto il tovagliamo. Voi ordinate il cibo da sporto dalla sera da Luna in Bodo e Rental vi prepara a casa tutto l'allestimento della tavola. Facciamo tutto. Senti, tutto. Senti. Guardalo, bello come il sole. Ultimo duello per Renzi. Scontro finale, se non dà risposte esecutivo tecnico. Non lo chiama neanche più per nome. Se dice Renzi. Siamo a posto. Bene. Allora, io volevo invece scusate, esco dalla sì. Ristorazione, però vorrei dire che il nostro amico Vladi. Vladi. Dice Berlusconi, sì, che è stato Vladi e Putin a liberare i pescatori di Mazara. Grande Vladi, noi ci crediamo, grande, noi ci crediamo. Sì, siamo con te Vladi. Conviene anche a te, possiamo crederci, dillo. Oh, ci credo, ho detto che ci credo. Una volta c'era già il puntino rosso, c'era già il puntino rosso acceso, è andato via, sai, perché lui è un po' così. Sì, ma che fatica, vabbè. Quando ti diciamo le cose devi infatti dice, oh, ci credo. La battuta più bella è quella che ha fatto in una conferenza stampa venerdì Vladi, sì, quando gli hanno chiesto di Navalny, sì, quel dissidente che è stato avvelenato, e ha detto no, guardate, non siamo stati noi, perché se l'avessimo avvelenato noi sarebbe morto. Boh. Grande Vladi. Ecco, no, allora, eroe. Vladi ha già assaggiato i tuoi rabattoni? No. Ecco, Vladi, se bisogna vuoi mandarglieli. Sì, sì. Manca l'indirizzo. No, come? Dallo ai servizi segreti, non te lo dirò mai. Come ti manca l'indirizzo? Tu posso mandi mandare al Cremlino, però sì, non arriveranno mai. Sì, arrivano. Avvisalo prima, manda le persone a piedi e poi arrivano. Sì, li assaggiano loro, se va bene, effetto. Arrivano. Meraviglioso. Allora, come meravigliosa è la bottega della carne piemontese che tu hai adoperato più e più volte. Lì vicino in Piazza Marconi, tutti gli assortimenti, tutti i tagli di carne migliori che possiate volere, anche per le feste vi facciamo vedere il bancone che è fornitissimo. Vorrei dirvi che quest'anno il bue grasso non era sufficientemente grasso e la grande professionalità di Luciano ha detto io non macello questa bestia. E ha fatto macellare un'altra bestia che non è un bue grasso, ma è della stessa genia, meraviglioso, ne ho già assaggiato qualche pezzettino così casualmente, sì, solo per vedere. Sì, poi c'è una porzione piccola. Sì, la solita porzioncina. Sì, la porzioncina. E lì ho capito però che c'è differenza tra sapore e cuore. Lei adopera carne piemontese rigorosamente. Rigorosamente piemontese. Ecco. Che per uno che la lavora dà dei vantaggi la carne piemontese o solo un fattore di sapore meraviglioso? Parti già da un prodotto di qualità dove puoi andare semplicemente a valorizzare quel prodotto senza andarlo a stravolgere, cioè non ho bisogno di metterli dentro spezie, gusti o cose strane. Vedi il nostro filetto, zanza, filino d'olio, cic-ciac. Cic-ciac. Due minuti, tac. Ecco, servito. Allora, avete capito. Lasciato ubriaco. Sì. E arriva. Cioè, adesso hai visto un po' troppo mister sì, sale, sì, perché tac, è lui. Sì, è lui. È il tuo amico. Sì, sì. Mette sale così. Allora, che gatta sale. Senti un'altra cosa, volevo capire da te. Uno che fosse ancora lì indeciso, ma e poi dice dai, c'è ancora posto per i box, c'è ancora posto per qualcosa, per il 26 cosa fai? Il 26 faccio sport normalmente. Ah, non veniamo a mangiare a casa tua. No, perché gli hai detto sul terrazzo organizzo io, voi portate, noi abbiamo messo. Se vogliamo andare a mangiare sul terrazzo, andiamo a mangiare sul terrazzo, fa un po' freschino, ma va bene. Io metto la musica sul mio, sì, così facciamo. Sì, ecco, il primo lockdown, io gli dicevo a lui, metti la musica dal balcone che almeno ti sento anch'io. C'è la possibilità di scaricare la nostra combination da mixcloud.com. Bene. Chi vuole se può. Lo facciamo volentieri. Ma c'è anche la parte in cui lui fa il vocalist? No, o c'è solo la parte di playlist? No. E allora no, allora scusatemi, preferisco dal vivo. Quando tu fai il vocalist. Eh sì, no, beh, certo.
Ricordiamo ancora che abbiamo fatto la bottega Carne Piemontese, che è uno dei fornitori dei Due Buoi, il ristorante dell'hotel Buoi Rossi di Alessandria in via Cavour, che ha inaugurato dalla scorsa settimana e sta avendo già un grosso successo la borsa del tartufo. Si può ordinare il tartufo che volete, andate sul sito www.buoirossi.it, trovate la borsa del tartufo, lì ci sarà la quotazione del giorno e la pezzatura del giorno. Non sceglierete un etto di tartufi, no, voi sceglierete quel tartufo che pesa un etto e 10 magari, però quello che vedete vi viene consegnato in una confezione regalo e che conserva tutta la sua freschezza. Consegna gratuita in Alessandria e con un leggero, con piccolo rimborso spese in tutto il resto d'Italia, ma i tartufi vengono raccolti direttamente, quelli di ieri sera verranno pubblicati oggi col prezzo di oggi, quindi si sono andati, esatto. Cioè non è una scienza sicura, è una scienza la raccolta del tartufo, no, alimentare, quindi se c'è il prodotto bene, se non c'è, come si diceva una volta nei ristoranti di mare, quelli via lì il pescato, no? Esatto, sì. Cioè non ti dicevano oggi c'è l'ombrina, domani c'è, basta che ci sia una giornata di vento e le acciughe il giorno dopo non le mangi. Ecco, vedi. Le acciughe vanno. Ciao. Non lo so, io non sono un pescatore, non ho neanche la pazienza di. Una domanda al ristoratore. Privilegiate, come dicono tutti i nutrizionisti, anche i prodotti di stagione, cioè voi avete il menù che varia secondo la stagione o avete dei classici? Ci sono dei classici, dei sempre in carta, come l'agnolotto al sugo di stufato, che d'estate non mi è molto di stagione, ma è un prodotto che comunque va. Grazie. E poi ovvio che segue, questo è il periodo dei carciofi, poi il periodo della zucca, poi c'è stato il periodo dei cardi tapinambur, che ancora adesso. Sì. Certo, è ovvio che vai avanti con la stagionalità, ed estate tende a alleggerire un po' più i piatti, qualche piatto freddo, più pesce. Il pesce c'è proprio un periodo ciclico, almeno per quanto riguarda il nostro locale. Al ritorno dalle ferie, tra virgolette, avrei finito il mese di agosto, la gente è satura di pesce, per cui comincia a passare, inizia a chiederti i funghi, inizia già a chiederti i funghi tartufi, e poi dopo una settimana di primo freschetto al bollito, quando lo fai? Vabbè, bene, cauto, te la chiedo a settembre. Okay, sì, quando ahimè bisogna aspettare le prime gelate per i cardi. Bravo. Ricordiamo ancora che Giorgio Repetto, l'agenzia immobiliare numero 1 di Alessandria, è in via Trotti e anche via Piacenza, e potete frequentarlo sempre con i locali sanificati chiamando 347 45 15 17 6, perché l'accesso è limitato, le aziende serie sono così. Vorrei anche ricordare che quando cucina a casa il nostro chef cucina con le cucine chic, prende la coscia da domenica, la cucina chic se l'è fatta fare su misura di nuovo, certo. Cioè un ampio spazio, non è abbastanza lo spazio. Carlo Cacco ci fa un baffo. Cioè, per esempio, voi avete il soggiorno, lui ha la cucina, voi avete la scatina, lui ha la cucina. E nella cucina, che è una special edition apposta per Andrea, Carlo. No. E poi della concorrenza, Carlo. Ma no, che sono tutti colleghi, siamo tutti sulla stessa barca. Siamo tutti piazzati uguali sulla stessa Carlo. Barca. Carlo. Tutti. La trattoria allo stanzio, gli stellati sono quelli che patiscono molto. Hai visto Bertone lì, c'è un'intervista che gondola. Tenere in piedi un ristorante stellato, si parla di milioni d'euro là. Ecco, a proposito, invece volevo farti una domanda. Tu che hai una bella carta dei vini. Sì. La carta dei vini la costruisci col tempo o riesci... Allora, la carta dei vini è stato un lavoro che hanno fatto i miei soci, perché se ne occupano loro. Io sto iniziando adesso a capirne qualche cosina di più, perché ero un po', diciamo, non ignorante in materia, ma non sapevo di queste mille sfaccettature. Certo. Ed è un lavoro che ormai va avanti da anni. Sì, forse devi trovare il fornitore, trovare il sapore giusto. Quando sono arrivato in l'osteria avevamo una carta che andava a toccare tutta l'Italia. Mm-hmm. Adesso abbiamo 350 etichette, la maggior parte sono Piemonte, qualche vino trentino, qualche eccellenza.
champagne, bollicine e una bella selezione di mezze bottiglie. Mi sa, ecco, sì, mezze bottiglie, ma comunque adesso consumo è anche purtroppo... Che lo trovo immorale, la mezza bottiglia, sì, però è quello che vuole il mercato, per cui bisogna adeguarsi al mercato. Vedete che comunque ecco, c'è già la selezione, hai visto, la selezione è cambiata secondo le esigenze, la professione. Allora, adesso io vorrei sapere, ecco, il vino principe con il Rabatò. Il vino principe con il Rabatò? Dai. No, lo dica Barbera, lei. Il Barbera. Il Barbera. Non come qualcuno dice, siccome dice formaggio semplice e verdure, il bianco. Allora, la bollicina sta bene su tutto. Bravo. Trovate un fan della bollicina, io sono un fan della bollicina. La bollicina sta bene con la pizza, il Rabatò, la minestrina. Con la minestrina la bollicina non l'avevo mai pensata. Mi sembra una buona idea. Lei avrebbe una minestrina da portarmi. No, perché minestrina è. E la bottigliera. Sì, ma niente tanto la minestrina quanto per la bottiglina. Vabbè, so. La bolla sta bene con tutto. Sì, ma il bianco no, con la bottiglia. No, è sempre molto soggetto, è sempre molto. Ma non è detto, l'abbiamo io bevo nel territorio. Bianco, io bevo con tutto. Nel territorio ci sono, tutto, abbiamo tanti bianchi. Anch'io le bolle le uso tutto pasto, però. Sì, anch'io, sì. Però no, il bolle rosé o bolle. Rosè. Sono buono come quello della cantina di Fontanile. È lì che volevo arrivare. Esatto. Il rosè della cantina di Fontanile io ti consiglio di assaggiarlo, sì. Anzi ti faremo avere qualche bottiglia. Qualche bottiglia d'assaggio che assaggio, qualche... è un ottimo prodotto. Così, da adoperare tutti i giorni. Sì, però è guarda che c'è sempre una buona occasione per bere un buon bicchiere di vino, mi dispiace sempre. Che Andrea poi tornerà, perché speriamo che tornerà a dirci oggi aperto, stiamo andando bene. Lo ringraziamo, vediamo Andrea Nari, volete assaggiare i suoi menù meravigliosi, ossia il menù modo nel centro di Alessandria. Lo trovate sui social, tutto, ci sono già i menù, l'asporto. Per Natale siamo lì, però Capodanno potrebbe ancora farcela. Capodanno sì, e poi comunque alla carta tutti i giorni. Esatto. Il 4 sei aperto o sei chiuso? Il 4 di gennaio, l'unico giorno giallo. No, adesso è venuto fuori arancione, non è più giallo. Arancione, sì, non l'ho modificato. No. Chiudi, ti riposo. Ti riposo, intanto gli altri giorni hai fatto... Allora ragazzi, noi ci rivediamo domani alle 7:30 con altri amici che ci verranno a trovare per gli auguri di Natale. Devo ringraziare Andrea perché avevo paura che dicesse delle cose terribili. Invece si è... Mi sono sfogato già abbastanza, mi hai detto che non sei assicurato per la denuncia e io... No, perché abbiamo gente che guarda dopo le registrazioni per vedere cosa abbiamo detto. Comunque, vi ringraziamo, 7:30 domani mattina, grazie Andrea. Grazie a voi. E ricordiamo che il turista non vuole pensieri. Enrico è ricco e se vi volete mangiare un Rabatò buono andate da Andrea alla Lunibrodo. Grazie, ciao. E tanti auguri.